eccetera. Adesso facciamo una cosa importante, perché alcuni mesi fa ho conosciuto una persona meravigliosa, un personaggio che sicuramente tutti conoscono, perché è il privilegio di conoscerlo, è un attore, che mi ha detto: Giorgio, guarda, io voglio contribuire, aiutare le persone a vivere meglio, da tutti i punti di vista, però se vuoi, siccome io ho avuto dei risultati importanti, voglio rilasciare la mia testimonianza. È un onore averlo qui con me, Walter Nudo. Prego. Però un bicchiere non ce ne sono. Ok, buongiorno. Io sono perito chimico, non so se questo può servire. Come detto, non mi ricordo più niente. Allora, sì, è vero, dalla televisione, reality, insomma tutte quelle puttanate lì, sono arrivato un momento della mia vita che ho capito, a 50 anni quasi, che c'era il momento di fare qualcos'altro, cioè di dare veramente indietro. E questo è partito circa un anno fa e adesso c'è stata tutta una sua evoluzione, ho deciso di ritirarmi dalla televisione, eccetera. 7-8 mesi fa ho avuto un grandissimo dono. Ho avuto una bellissima esperienza, che è quello di avere due ictus al cervelletto. Ero a Los Angeles e mi sono svegliato come tutte le mattine alle 8:30 per fare meditazione, però quella mattina era diversa, è stata diversa. E non so, qualcuno qua dentro ha avuto degli ictus? Ok, quindi... è abbastanza, insomma, tutto si ferma e tutto si accelera in una maniera pazzesca. In quel momento credevo fosse un infarto, non so, non avevo mai avuto, insomma, cose di questo tipo, e quindi non vado nei dettagli, però è stato veramente molto forte. In quel momento ho detto veramente: se me ne devo andare, ho fatto tutto quello che dovevo fare? E la risposta è stata no. No, è stata no. Con tutto quello che, grazie a Dio, grazie alle persone, all'Italia, mi ha regalato nel mondo del materiale, dell'apparire, non avevo fatto tutto quello che dovevo fare. Perché sostanzialmente quello che ci rende felici non sono le macchine, i soldi, ma è il poter veramente contribuire e dare indietro. Questo è il più grande punto di evoluzione di un essere umano. E quindi a quel punto è partito tutto un percorso. Sono andato in ospedale a Los Angeles e non potevo immaginare che io potessi avere un ictus. Quando sono andato in ospedale credevo che fosse il nervo vago che era schiacciato, ero in ospedale, insomma, dicevo va bene, allora non arriva abbastanza, devo aver schiacciato qualche nervo, ecco perché mi gira così tanto la testa, ecco perché mi viene così tanto a vomitare, ecco perché non riesco a dire bene le parole, perché 33 trentini entrano a Trento, tutti a 33 trotterellando, veniva fuori senza trentini entrando a Trento, tutti senza trotterellando, non sto esagerando. La mano, gli avevo dato l'impulso di fare così, è andata dall'altra parte. Quando sono andato all'ospedale ho detto, trovi mille scuse, perché dice non può succedere a me. Quando poi mi hanno fatto la risonanza magnetica, è arrivato il dottore e mi ha detto, you had two strokes, che vuol dire tu hai avuto due ictus. E ho detto, io? Ho detto sì. Two strokes. Ora mangiavo bene, bevevo bene, non mi drogo, non fumo, la vita sana. E a quel punto mi ricordo che sono uscito dall'ospedale e ho avuto la fortuna di parlare con un amico, Massimo Spattini, che mi ha dato la possibilità anche di conoscere Giorgio Terziani, e lui mi ha detto guarda, fai una bella cosa, vai a comprare il shell food. Ho detto, cos'è il shell food? Ho detto, ascolta, ho avuto due ictus, non è che vai a comprare il shell food. Ho detto, cos'è? Allora, in questo momento, lui mi ha detto, hai bisogno di ossigeno, devi avere più ossigeno al tuo cervello. Ho detto, proprio in parole povere, vai a comprare il shell food. E sono andato sulla Lincoln, non so se conoscete a Los Angeles, c'è una strada, e vendono il shell food. Vendono il shell food. Sono andato lì, ho comprato tutte le scatole di shell food che c'erano. Tutte le ho comprate. E ho iniziato a prendere il shell food. Dopo due giorni io ho preso l'aereo per tornare in Italia, ho fatto una cazzata perché non si fanno queste cose qua. In quei due giorni lì, prendendo il shell food, ho notato una cosa, che mi sentivo bene.
che il mio cervello, però ho avuto due ictus, però dovevo organizzare tutto perché ero da sola, aereo, non aereo, riporta la macchina del rental car, riportala indietro, eccetera, riuscivo a essere sul pezzo. Aspetta un attimo. Quando sono arrivato in Italia, ho continuato a prenderlo, l'ictus era stato causato dal forame perviovale, che non sapevo di avere, quindi mi hanno messo anche l'ombrellino nel cuore. Ma al di là di questo, poi ho continuato a prendere la Cellfood, perché le cose non erano semplicemente così, nel senso che il mio corpo era particolarmente stressato, i miei ormoni dello stress erano molto alti. E quindi, sì, è vero, forame perviovale l'ho avuto per tanto tempo, da quando sono nato, però è uscito in questo momento. E io ho fatto maratone, ho fatto karate a livello nazionale, eccetera, eccetera, però è uscito in questo momento. Perché doveva uscire in questo momento, forse perché il mio corpo, no, era sotto stress in particolar modo. E attraverso il Cellfood ho capito quanto è importante la prevenzione, quanto è importante prevenire le cose. Il mio corpo, grazie a Dio, ha ripreso, il mio cervello ha ripreso, per quello che poteva riprendere, insomma. Però è molto importante arrivare in un punto in cui sei in un buono stato. E il Cellfood, quando ho scoperto il Cellfood, e ho scoperto anche il professor Stagnaro che insomma, mi ha indicato una serie di cose che dovevo cambiare, a quel punto la mia vita è veramente cambiata. Il mio cervello, grazie a Dio, è tornato bello corposo, non so se lo era prima perché non facevo risonanze magnetiche, ma sta molto bene, il mio cuore sta molto bene, arriva allo 330 di potenza, e da quel momento ho detto ok, quanto è importante. Io sono uno che ha sempre preso integratori, sempre, vivo dall'Italia all'America, andavo là, prendevo tutte le cose nuove, tutto quello che poteva farmi star veramente bene, perché quando stai veramente bene ragioni meglio e qualunque cosa ti succede nella vita, perché noi sappiamo che la vita colpisce veramente duro e non scampa nessuno, non ha importanza quanti soldi hai nelle tue tasche, non ha importanza che cultura hai, che non cultura hai o che colore hai sulla pelle, colpisce tutti quanti. Il punto è cosa fai quando colpisce e soprattutto in che punto sei, quanto preparato sei per reagire, o meglio per agire. Quindi da quel punto ho capito che ci sono certi integratori che ti aiutano, certi integratori invece che sono delle palle, e quando ho scoperto Cellfood, ho chiamato Giorgio, io l'ho chiamato, mi ha dato veramente tanto, io voglio dare indietro. Quindi come posso aiutarti e come posso aiutare a Cellfood affinché possa veramente, molte persone possano scoprire questo. È molto importante la prevenzione e là fuori c'è poca prevenzione. Secondo me c'è veramente poca prevenzione. Il signore, medico, non vorrei dare che saluto prima qui, è vero, quella persona è stata male, non è stata male, era prima stava male, però non ce ne rendiamo conto. È molto importante la prevenzione in tutte le cose. E quindi ringrazio ancora una volta Cellfood, ringrazio Sergio Terziani per avermi dato questa possibilità qua. Ripeto, volevo semplicemente dare la mia testimonianza, non prendo ovviamente una lira per questo, ma ci tenevo in particolar modo per dire che Cellfood è veramente funzionato per me, lo prendono tutti. Ok? Lo prende la mia compagna, i miei figli, tutti, prendi Cellfood, prendi Cellfood, non mi interessa, prendi Cellfood, ma cosa fa? Prendi Cellfood, poi lo scopri, quindi è veramente molto importante, ok? Grazie. È anche la prova di un grande cuore, è la possibilità veramente che se uniamo le forze possiamo fare veramente la differenza.